Eccoci con Salvatore Vagnati, presidente della Serbo Gaeta. Dopo l'allenatore ascoltiamo appunto il presidente per parlare più dell'annata sportiva 2010, che sicuramente è stata per certi versi positiva, ma a un certo punto si è temuto peggio. Allora, presidente, in generale un'annata comunque positiva, anche perché la precedente, anche questa qui, questa stagione che stiamo proseguendo a fine anno, sta andando molto bene, quindi possiamo essere soddisfatti. No, noi siamo molto soddisfatti di questa annata come sta andando. Devo dire, al di là delle previsioni, siamo partiti un po' rifacendo un po' la squadra, cercando un nuovo allenatore, però devo dire che sono stato fortunato perché ho trovato in Fabio Nardone, oltre che essere un allenatore, ma anche un buon organizzatore. E ha saputo amalgamare bene la squadra, la società si è stretta intorno a lui e quindi dopo un po' l'inizio un po' così balbettante, diciamo, siamo riusciti ad amalgamare bene questo gruppo e stiamo facendo, penso, un buon campionato. Ancora un fondano qui a Gaeta che porta vittorie. Dopo Alessandro Iacozzo, ricordiamo un modo molto positivo, ecco Coach Nardone che porta la Serbo alle porte della B. Sì, ma noi è un feeling tra Gaeta e Fondi che risale ai tempi di quella famosa annata 77 che fece le finali nazionali cadetti, in cui vennero a giocare quattro ragazzi da Fondi. Poi con Fondi mi lega un buon rapporto con Luca Romano, che è un grandissimo amico, infatti spesso mi consiglio con lui sugli allenatori e giocatori, e quindi un po' di merito anche lo devo dare anche a lui. Quest'estate poi si è andata a fare molto per il discorso societario, insomma. Sì, perché quando la società stava per sparire, diciamo che Luca ha aperto un sito su Facebook per invitare un po' sollecitare un po' l'amministrazione e tutto il movimento a far sì che questa società non sparisse. Ma ha lanciato un po' l'assist, diciamo, per proseguire e portare avanti questa società. Quindi sicuramente è un dato importante che la Serbo è rimasta qui e adesso le difficoltà potranno essere solo quelle di dover gestire un discorso diverso rispetto alla sparizione. No, certamente. Io, come ho detto all'inizio dell'anno, tengo un occhio al bilancio e un occhio al settore tecnico. E devono camminare tutti e due di pari passo senza fare il passo più lungo della gamba. Cerchiamo sempre di stare coi piedi per terra. I risultati stanno venendo a livello tecnico, c'è il rischio anche di andare a fare le finali di Coppa Italia. Ben venga, vuol dire che bisogna fare qualche sacrificio in più economicamente, però è sempre un prestigio per la nostra società e per la città di Gaeta. Anche perché poi l'altra novità riguarda anche lo sponsor, che è un altro personaggio di Fondi. Sì, sì, è il signor Lippa che ha creduto nel nostro progetto, ci sta dando una mano, nonostante che lui sponsorizza anche la ben acquista Latina, però ha trovato in questo gruppo, cioè, un'armonia e ci sta dando una mano ben volentieri. Come prospetti, secondo te, il prossimo anno questo a livello sportivo, anche perché mi sembra che il prossimo 6 gennaio si giocherà in casa con Minerva e mi sembra che sia sulla carta facile, anche come era lo Smith, però Fabio merita sempre il discorso di stare tranquilli, di stare concentrati. No, ma è chiaro che Fabio è un veterano dei campi di basket e sa che queste forse sono le partite più difficili, perché sì, i giocatori vanno in campo non con la massima concentrazione ed è proprio qui che si sbaglia, perché poi se la partita si mette in un certo modo poi è difficile recuperare. Però ho visto in questi giorni che si stanno allenando sia la mattina la preparazione atletica con il professor Cannone e il pomeriggio fanno tecnica, quindi penso che la squadra non debba risentire di queste situazioni, perché sono concentrate e sanno che la posta in palio, nel caso Sassari perde, è molto importante battere il Minerva. E poi dopo 3 giorni abbiamo il basket Fondi a Gaeta, cioè la Virtus Fondi a Gaeta che la prima partita abbiamo perso amaramente là, quindi c'è un po' di vendetta. No, vendetta no, non chiamiamo vendetta perché i rapporti sono buoni, quindi, ma una rivincita. Vendetta sportiva, parlavo di sì, vendetta sportiva. Qual è il rapporto con l'amministrazione comunale dopo questa
questo problema appunto di queste stadi che non sono riusciva. No, ci siamo seduti a tavolino, abbiamo cercato di vedere come si poteva risolvere la situazione. E stando in contatto sia con la federazione sia con il Comune di Gaeta siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Quindi i rapporti sono normali, l'amministrazione ci segue, l'assessore Vecchiarello ci ha seguito, lo stesso Di Perna per i lavori, quindi tutto normale. Sì, ma li vuoi avvertire che potrebbe essere che il prossimo si sale di categoria e questo palazzetto non va bene comunque? Vabbè, lasciamo perdere, perché non è solo una questione di palazzetto, ma anche una questione economica, perché oggi non si possono affrontare certe spese sia federali che organizzative, è tutto un discorso diverso. Per adesso restiamo con i piedi per terra, cerchiamo di entrare tra le prime 8 squadre e poi l'appetito viene mangiando, diciamo, vediamo quello che si può fare. D'accordo, allora in bocca al lupo per questo proseguo del campionato, giustamente un buon anno a te, un buon 2010 e un ottimo inizio 2011. Sì, ringrazio e faccio gli auguri a tutti gli sportivi per il 2010, ho tanti auguri a tutti.